29 luglio. Queste cose dice il Santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Apocalisse 3:7. Colui che apre e nessuno chiude. Nessuno possiede le chiavi della vita eterna al di fuori di Gesù, ed egli mette davanti a ogni essere umano una porta aperta, che nessun uomo né alcun'altra cosa può chiudere. Quale gioia sarà scoprire che la fede in lui è la chiave dorata che apre le porte eterne. L'aver accolto in dono la sua grazia ci darà l'eterno privilegio di stare con lui. Hai afferrato per fede questa chiave? O stai facendo affidamento su qualche grimaldello ingannevole che alla fine verrà meno e ti deluderà? Ascolta questa parabola raccontata da Gesù e ricordala. Il grande re ha preparato un banchetto ed ha proclamato a tutto il mondo che nessuno entrerà, tranne coloro che portano con sé l'abito delle nozze, il quale viene offerto in dono da Cristo Gesù a tutti coloro che gliene fanno richiesta per fede. Nessuno può illudersi di avere in sé meriti tali da fargli ereditare la vita eterna, ma solo chi avrà creduto nell'opera salvifica di Gesù e avrà fatte proprie le chiavi per entrare, che possederà tale certezza.